come investire con successo grazie al super trend. Naturalmente il Bitcoin con il mondo cripto, Pietro, in questo momento è una situazione un po' particolare, il mondo delle cripto ha perso parecchio a partire proprio dal Bitcoin, e quindi cerchiamo di capire che cosa, come si possa appunto investire con successo, e spiegaci cos'è il super trend. Allora, dal punto di vista pratico, io vi ringrazio per questa opportunità, perché sono mercati particolarmente direzionali che in effetti sorprendono un po' tutti per la continuità di direzione, in questo caso ribassista, e mettono un po' in crisi tutti, perché tutti cercano di lavorare sul concetto di oscillazione. Quando si esce un po' fuori dai parametri standard si va in difficoltà. Io in queste fasi cerco sempre delle soluzioni, peraltro nel mio trading kit, no, nelle cose che uso da una vita. Il super trend l'ho presentato in Italia tantissimi anni fa, io ringrazio sempre Olivier Seban che l'ha inventato e l'ha costruito, per me è stata una chiave di lettura importante nel mio lavoro e nel mio investire, e in questo momento secondo me ritorna ancora più attuale. I mercati sono molto direzionali e quindi le formule di intervento che ci possono aiutare nello scegliere cosa fare sono sicuramente legate a dinamiche cosiddette trend following, no? Il mantra trend is your friend. Ecco, ora vi faccio vedere ad esempio un grafico del Bitcoin su diverse scale temporali in cui sono andato evidentemente ad applicare appunto questo algoritmo, il super trend, che peraltro spiegherò meglio in un evento live di lunedì prossimo, oramai imminente. Sì. Ma scendendo da questo, è equiparabile a un concetto molto simile per struttura a una media mobile, molto più elaborata, molto più strutturata, ed è uno dei pochi indicatori trend following che contiene un valore di assoluta importanza, cioè misura, perché ce l'ha all'interno della formula, anche la volatilità del mercato attraverso l'ATR. Quindi rispetto a una media mobile ha sicuramente dei presidi e una qualità superiore. Beh, come potete notare da questo grafico, io mi sono un po' divertito nelle ultime ore a cercare di tracciare un ipotetico percorso, ovviamente virtuale, ci tengo a specificarlo, però poi nella realtà è anche applicabilissimo, di quello che è stato il movimento di medio, lungo e breve del Bitcoin. Guardando il movimento di lungo, e quindi una grafica settimanale, l'applicazione di un super trend evidentemente ben settato e ben calibrato permetteva di identificare, direi con buona approssimazione, delle aree in cui il ciclo rialzista era finito, poi si è ripreso, ma soprattutto in maniera inequivocabile allorquando abbiamo rotto area 54.000, un segnale bearish, quindi ribassista, come vedete molto profondo. Si parte dal presupposto, che è un po' il mio modo di leggere le cose, che, come tu dici giustamente, il mondo cripto in questo momento è colpito da notizie sempre molto negative, ma le notizie si riflettono sui prezzi, secondo me, quindi io non è che sia assente dal valutare lo scenario circostante macro, microeconomico, però poi i prezzi mi restituiscono la chiave di lettura, e le notizie giustamente stanno creando depressione acuta sul Bitcoin, e quindi dico state attenti, perché evidentemente molte volte banalmente si può appunto utilizzare una chiave di lettura non più soggettiva. Il bello del super trend, Emanuela, è che abbandoni completamente la soggettività, la tua valutazione diventa quella di un matematico che misura la forza della tendenza in atto, si fa restituire la risposta evidentemente dal computer, e finché il computer, come vedete sta facendo adesso, segnala semaforo rosso, soldini sul mercato non ce ne mette. Okay. Poi si va evidentemente ad approfondire questa chiave di lettura, quindi se sul settimanale è palese la dinamica short, è anche giusto evidenziare delle cose davvero eclatanti di questo grafico, in particolare il primo record del Bitcoin con divergenza ribassista e la discesa, il secondo record del Bitcoin sempre con la mia divergenza ribassista e la discesa. Cosa interessante per chi investe o per chi trade il Bitcoin, questo è un grafico su base settimanale, e quanto più è profondo il time frame di osservazione, tanto più ciò che ne deriva può avere profondità di azione. Ecco, se ci fate caso, adesso sul weekly sempre compare una bellissima, devo dire, divergenza rialzista, il che farebbe presupporre la imminente partenza di una dinamica di rimbalzo anche molto consistente, che secondo me potrebbe facilmente riportare il Bitcoin nel medio breve addirittura in area 30.000. Okay. Questa è la chiave di lettura di lungo. Come vedete, stai dentro il mercato quando è verde, stanne fuori, o stai al ribasso quando è rosso, banalmente parlando. Ok. C'è poi una chiave di lettura alternativa, sì, ossia decelerare la velocità di osservazione. In questo caso siamo su una dinamica giornaliera. Il giochino, se mi permettete di definirlo in questo modo, è lo stesso.
Anche in questo caso abbiamo traslato il supertrend su una dinamica più veloce di osservazione e direi in maniera ineluttabile anche il grafico su scala daily ci restituisce rosso, quindi dice stanne alla larga, perché non c'è ancora una dinamica algoritmica che indichi che il vento è cambiato, se non quella bella divergenza su weekly che sembra, ripeto, promettere bene. Dopodiché, questo è quello che davvero faccio, scalo ancora di time frame, arrivo all'ultimo livello, quello più veloce, quello dinamico, che è l'H4, che in questo momento, in maniera squisitamente matematica, mi indica che se dovessimo riuscire a superare area 22.200, potrebbe partire quella famosa ondata che vi facevo notare prima, teoricamente pronta sul settimanale, e potrebbe essere un reversal catturabile e interessante. Prescindendo da questa osservazione, anche teoricamente operativa, ciò che ne emerge, spero lo abbiate notato, che sia che se guardo i grafici di lungo, che di medio, che di breve, sono tutti rossi. E quindi era abbastanza agevole, fra virgolette, per chi avesse seguito questo approccio, poi tutto è opinabile, io lo seguo evidentemente, era abbastanza agevole non farsi trovare con evidentemente Bitcoin in pancia, perché era una fase palesemente negativa in cui bisognava stare un po' alla finestra, se vogliamo. Assolutamente sì. Senti, ti faccio una domanda un po' provocatoria, ma insomma non è provocatoria, è giusto per capire il mercato delle cripto anche cosa potrebbe diventare. Naturalmente in tutti questi anni, insomma, a parte che abbiamo avuto queste due fazioni, no? Chi segue solo i mercati tradizionali, invece chi ha cominciato a seguire anche il mercato delle cripto, ma il mondo cripto si è posto un po' come mercato di diversificazione rispetto al mercato tradizionale, cioè un po' un'alternativa a quello che è il mercato tradizionale. Poi ci sono diverse opinioni, diverse tesi, e però è appunto la beffa è questa, cioè che in questo momento il mondo cripto segue il mercato tradizionale, cioè non c'è assolutamente differenza. Tu cosa ne pensi? Assolutamente sì, abbiamo tentato di correlare il mondo cripto a diverse logiche, antinflattivo, alternativo all'azionario, alternativo all'oro, nuovo bene rifugio, riserva di liquidità. Adesso non voglio usare parole sgradevoli, ma sono state tutte sciocchezze oramai conclamate. La verità è che il mondo cripto è diventato, proprio perché è stato sdoganato, io dicevo l'altro giorno a un caro collega, ne parla la Fed, ne parla Warren Buffett, vuol dire che esiste, cioè stiamo sdoganando il fenomeno, non è più tale, oramai è un qualcosa che fa parte del nostro quotidiano, e quando le cose si normalizzano e fanno parte del nostro quotidiano si normalizzano in tutti i sensi. Questo è un mercato finanziario puro che la gente come me magari non compra facendo mining o facendo i wallet e via dicendo, ma a me se basso lo compro e se alto lo vendo. Quindi diventa entrato nel panel di osservazione quotidiano e coerentemente a questa logica diventa rialzista e ribassista in base alla propensione al rischio e alla convenienza, come succede a qualunque asset. E difatti la correlazione che oggi è assolutamente comprovata è quella con i mercati azionari. Fateci caso, è andato in sofferenza insieme agli indici azionari, e fateci caso ancora una volta, e in questo caso direi che la correlazione con l'America è straordinaria. Dicevo che l'America dai recenti minimi ha rimbalzato di un 4-5%, il Bitcoin dal minimo che ha segnato ha chiaramente esaltato questo rimbalzo, ma sostanzialmente è ripartito lo stesso giorno. Quindi quello che mi sento di affermare in questo momento, se dovessi ipotizzare una correlazione, magari non eterna, ma in questo momento è palesemente correlato all'azionario e alla percezione del rischio. Ecco, forse la ratio, il buon senso è proprio quella di considerarlo un asset da inserire in portafoglio laddove insomma si faccia questa scelta insieme ad altri asset, voglio dire, del mercato tradizionale, anche perché, come hai detto tu, abbiamo visto, si è detto di tutto, contro l'inflazione usate il Bitcoin, evidentemente non è andata così, per proteggersi non più l'oro ma il Bitcoin, non è andata così, insomma, o non funziona mai, no? Mi verrebbe da dire, soprattutto quando il mercato dà diverse impostazioni, come ovvio che sia, e diverse indicazioni. Quindi ecco, forse non la regola, perché poi non è una regola, è quello proprio di considerarlo un asset da inserire o meno a seconda delle preferenze, insomma, a mio modesto parere.